vi ho messo anche i numeretti qua, non per sfizio, ma perché possiamo a questo punto anche riscrivere, per esempio, oltre che i bilanci. Però i bilanci sono banali, no? Cioè qua che cosa c'ho? Che il lavoro di turbina non è più uguale a questo soltanto, è M punto, ve l'ho detto soltanto, ovviamente adesso mi preso, penso mi seguirà. M punto H3-H5 più M punto H6, cioè meno H4, giusto? Quindi il lavoro di turbina è spezzato in due parti. Ovviamente qua la portata è sempre la stessa, ancora una volta. E la Q con A, attenzione qua molto spesso fate confusione e vi sbagliate. Mettete la Q con A soltanto questa parte qua, H3-H2, M punto per H3-H2. Non è, la Q con A non è solo quella, è due pezzi. C'è il primo pezzo che è M punto H3-H2 più, sempre M punto perché resta la stessa perché sono in serie, no, questi componenti, più M punto H6-H5, cioè dovete dare un altro pezzo di riscaldamento stavolta, giusto? Li trovate? Quindi se noi andiamo a riscrivere il rendimento della, diciamo, della nostra, diciamo, pardon, del nostro ciclo ranking, a cosa sarà uguale? Sempre lavoro utile, quindi L punto di turbina totale meno il lavoro di pompa, ma i lavori di pompa abbiamo detto che li trascuriamo, no? Diviso tutto la Q punto con A. Attenzione, perché il lavoro di turbina sarà H3 meno H4, H3 meno H5 per il rendimento della prima turbina, ok? Della turbina di alta, scriviamo così che già l'abbiamo chiamato in teoria. Turbina di alta, giusto? Guardate qua, H3 meno H5 per il rendimento della turbina. Più H6 meno H4, ovviamente io sto sempre parlando di questo dovrebbe essere un 5S e un 4S, ovviamente ci sarà un 4 5S, questo qua, vi trovate ragazzi? 5S, per HS meno H4S per eta turbina di bassa. Va bene? E abbiamo a questo punto modificato il rendimento. Non dovete copiare, dovete ragionare. Vi trovate, no, ragazzi? Ho spezzato a questo punto il lavoro di turbina in due pezzi e quindi ovviamente ho l'H3-H4, cioè la trasformazione irreversibile, e in più ovviamente ho sempre il rendimento che mi resta sia la turbina di alta che la turbina di bassa. Perché lo spezzo? Perché normalmente noi i rendimenti non sempre sono gli stessi le due macchine, e quindi c'è il rendimento della turbina di alta e il rendimento della turbina di bassa. Diviso Q punto S, Q punto A, diciamo, Q punto A, pardon, Q punto A, anche questo è cambiato perché ho M punto H3-H2, quindi H3-H2 perché M punto l'ho semplificato, e però attenzione, questa volta ho ancora H6-H5, che è il secondo pezzo di riscaldamento di cui vi parlavo prima. A me? Vi trovate ragazzi? Quindi ho un Q punto A che è questo pezzo qua più quest'altro pezzo qua. Se voglio essere proprio pignolo, ovviamente a questo devo sottrarre che cosa? Sempre i lavori di compressione. Questo quindi è un rendimento in forma approssimata. Vabbè ragazzi, a questo punto diciamo, facciamo un altro piccolo passo. Allora, uno di voi mi ha fatto una domanda, me la ripete a tutti quanti gli altri sulle pressioni. Chi era? Dove sta? Allora, ripetere agli altri, può darsi gli altri abbiano lo stesso dubbio. Cioè, se io surriscaldo la pressione riscende. Cioè, io surriscaldo per non cadere nella curva campana. Qua sta dicendo. Cioè, sì, però in che, lui diceva, ma che pressione mi trovo qui? Cioè, nel punto 6 mi trovo alla stessa pressione e temperatura? No! Allora, io ho detto, se io sto per esempio a 30 bar qua, io non vado a scendere fino alla pressione di 50-60 kPa, che sarebbe la pressione, diciamo, di bassa.
mi fermo a una decina, una quindicina di barre, ovviamente dipenderà da quanti salti avrò, perché potrò fermarmi più in alto, più in basso, eccetera. Mi fermo a una pressione più bassa, per esempio 15 bar, e questa linea, ragazzi, tutta questa parte qua, si trova tutta quanta a una pressione più bassa rispetto alla pressione di alta. Si trova tutta quanta, questa parte qua, si trova tutta a circa 15 bar. Se, diciamo, ovviamente sto spillando, diciamo, sto tirando fuori dalla turbina, da qua sto tirando il fluido, ovviamente, alla pressione di 15 bar. Mi trovate? Cioè, io non faccio espandere tutto il fluido fino ad arrivare qui. Nel caso di misura di trattamento, ovviamente mi fermo a una pressione intermedia, quindi a 15 o più a 20 piuttosto che a 10. Poi sono questioni di ottimizzazioni, ma queste ancora una volta le farete più là. Cioè, la domanda potrebbe essere: qual è la pressione ottimale a cui fare questo lavoro? Vabbè, ma è una domanda di termodinamica 2, non di termodinamica 1, giusto? Quindi ovviamente quando andrete più avanti nei corsi dovete studiare dei punti di ottimo. Qual è la pressione di ottimo? È meglio farla a 20, a 15 o a 10? Che ragionamenti li potete già fare già da adesso, però diciamo, sicuramente potete anche, diciamo, fare un calcolo o più che qualitativo, quantitativo. Quindi il motivo per cui non ve l'ho riportato in caldaia, cosa che invece realmente si fa, cioè normalmente io questo qua, lo vedete nei grafici, lo riporto in caldaia, era giusto per evitare confusione, perché gli ho spiegato, tu nella caldaia c'è la parte fumi, va bene? Quindi c'è la fiamma qua e c'è la parte condotto. Allora, le condotte, diciamo, che vanno ovviamente a riscaldare qui e a portare a 30 bar devono essere necessariamente diverse da quelle di 15 bar, però possono rientrare nello stesso corpo, chiaro? Ovviamente devono avere tubazioni diverse. Quindi, no, cioè molto spesso nei diagrammi, voi vedete che ritorna qua il percorso delle tubazioni, infatti ritorna verso le caldaie, ma attenzione, perché quando rientrano qua dentro non rientrano la pressione, diciamo, di questo fluido qua, entrano una pressione diversa, quindi sono tubazioni che stanno separate, quindi non fate confusione. Bene, allora, se mettiamo il surriscaldamento, a questo punto andiamo verso l'ultima parte del nostro problema, che consiste nel migliorare un altro pezzo della curva, che è questo qui. Cioè, noi purtroppo abbiamo innalzato questa temperatura media della parte a destra, ma questa è rimasta sempre la zavorra ed è la parte che ha anche il più alto delta T dal punto di vista, diciamo, se vogliamo ragionare sulle irreversibilità. Più grande delta T, più grandi sono le irreversibilità. Vi trovate? Cioè, se il 7 T con A cede energia a questa, diciamo, a questo fluido, questa parte qua è quella che avviene con delta T peggiore, e quindi è una zavorra dal punto di vista termodinamico. Come posso fare a migliorare la mia parte? Allora, la risposta mi viene da un'altra metodologia che viene denominata spillamento. Allora, vediamo un attimo che cos'è uno spillamento. Allora, questa è sempre la nostra pompa. Anzi, mettiamola qua. Questa è sempre la nostra pompa. Che portiamo a una, diciamo, alla nostra caldaia, che poi portiamo alla turbina, che poi portiamo a un condensatore. Mettiamolo qua così. E poi ritorna nella pompa. Questo è il ciclo base che abbiamo visto, no? Quindi pompa, caldaia, condensatore sui tre pezzi, turbina, condensatore. Va bene? Allora, che cosa consiste? In cosa consiste la rigenerazione? Io ovviamente ve li faccio separati, siamo un nemico alla volta. Abbiamo fatto il risurriscaldamento e adesso facciamo la rigenerazione. Guardate, quando prendete un impianto avete decine di spillamenti e diversi, diciamo, risurriscaldamenti. Quindi, e li avete insieme. Va bene?
Quindi è chiaro che adesso vi sto facendo una metodologia alla volta per semplificare, però sono delle cose che normalmente trovate insieme, risurriscaldamento e rigenerazione. Allora, se io prendo, che cosa, diciamo, cosa consiste questa, diciamo, questa rigenerazione? Di spillare una certa quantità di vapore. Quindi prendo non tutta la portata, ragazzi, ma una parte, cioè prendo da qua e mi tiro una portata del mio punto primo. Vabbè, il 10% facciamo, no? Una certa quantità. Ora, nel prendermi questa parte, io che cosa, per cosa la utilizzo questa parte? La utilizzo invece della, di questo pezzo qui, che andava a riscaldare. Allora, vi ricordate qua cosa ne avevo? Avevo il riscaldatore, la prima parte del riscaldamento, l'evaporatore, seconda parte, e terza parte il surriscaldamento. A me? Avevo tre pezzi da caldare. Quello che a me dà fastidio, quello che è peggiore dal peso termodinamico, è questo primo pezzo, giusto? Questo primo pezzo corrisponde a questo pezzo qua. Va bene? Allora, in cosa consiste lo spillamento? Mi prendo una parte di questo, diciamo, del fluido caldo, e vado a far riscaldare con questo fluido, non con questo, con questo fluido, mi riscaldo il liquido che è in uscita dalla pompa. Avete capito cosa faccio? Non so se è chiaro. Spillo una, me ne serve solo una parte, non mi serve tutto. Ne prendo una parte e vado a sostituire questo con uno scambiatore che sta qua. Quindi questa prima parte di riscaldamento la prendo qua. Devo mettere necessariamente una valvola e poi la porto, ovviamente la porto qua dentro. Allora, guardate l'impianto, ragazzi, e pensate alla trasformazione termodinamica corrispondente. Allora, che cosa faccio? Qua stavo nel punto 3, giusto? Qua esco nel punto 4. Spillo a una condizione 5, va bene? E porto, ovviamente, a una condizione 6, dopodiché rimetto il tutto fino a condizione 7, rimetto tutto nel condensatore. Dall'altro lato, che cosa c'ho? Quindi questa è M punto primo, va bene? Cioè, ho spillato un 10, un 15%, dipende da quanto voglio rigenerare. Ho preso una certa quantità di vapore dalla turbina, non facendolo più, quindi non espande più il 100% qua. Fino a qua espande il 100%, diciamo il 100%, da qua in poi espanderà un 80%, un 70%. Facciamo il complemento di ciò che erano spillato. Va bene? Quindi attenzione, è come se la turbina a questo punto avesse due pezzi. Il primo in cui ho un punto pieno, che moltiplica che cosa? H3 meno H5. Giusto? E il secondo pezzo invece, in cui avrò M punto meno M punto primo, che moltiplica cosa? H5 meno H4. Questo sarà il lavoro della turbina, non sarà più l'intera portata, eh? Devo dividerlo in due pezzi. Ci siete? Beate gli elettrici. Beate gli elettrici che non si devono fare questo caso. Ci siete o no, ragazzi? Allora, qual è il vantaggio? Cioè, ma come? C'ho una potenza in meno, a questo punto il rendimento scende, giusto? Non scende, perché? Perché ricordiamoci che il rendimento è un rapporto. Quindi è vero che, diciamo, che il numeratore scende, ma c'ho anche il denominatore, giusto? Quindi il denominatore, che cosa, diciamo, cosa, come cambia, ragazzi? Cambia perché io questa parte qua, buona parte di questa parte, la riduco, giusto? La potrei teoricamente anche ridurre tutta, teoricamente, dipende da che temperatura, a che temperatura e che portata sto spillando, giusto? Ma se io spillo qua sopra, ragazzi, se sto spillando qua sopra, teoricamente potrei riscaldare fino qui, giusto? Si trovate, no, ragazzi?
almeno teoricamente, poi vediamo qua, in realtà non faccio mai niente. Dipende ovviamente da che temperatura arriva qui, e ovviamente tutto è un discorso in cascata. Ma dal punto di vista teorico, fissata la temperatura ovviamente di spillamento, ho fissato automaticamente la temperatura alla quale posso, massima con la quale posso arrivare ovviamente in uscita, perché non potrò mai arrivare sulla, diciamo, sul riscaldamento a una temperatura superiore rispetto a quella di spillamento. Andrei in contraddizione con il secondo principio. Basta scrivere, per capire questo, basta scrivere un bilancio su questo scambiatore A. Com'è questo scambiatore? È a superficie o a miscela? Come? Ah, bene. Scambiatore a miscela. Perché uno scambiatore a miscela? Vediamo un attimo. Quando è che utilizzo gli scambiatori a superficie, ragazzi? Quando le pressioni sono diverse. Qua come sono le pressioni? Qua che pressione mi trovo? Mi trovo a diversi. Qua se sto a 50 bar, qua mi troverò a 30. Se sto qua a 30, qua mi troverò a 20, a 10. Qua mi trovo a che pressione mi trovo? Invece, diciamo, qui mi troverò a... Qui, alla pressione massima del ciclo mi troverò qua. Qua mi trovo alla pressione più bassa, già ho fatto l'espansione. Mi trovate, no, ragazzi? Se io qua mescolo, cioè faccio uno scambiatore a miscela, che succede al fluido? Se ne va dentro qua, giusto? Scassate da tutti. Fa così. Questo, diciamo, hanno due versioni diverse, attenzione, questo no, non è uno scambiatore a miscela, è uno scambiatore a superficie, per forza. Hanno due versioni diverse i fluidi. Giusto? Potrei eventualmente farlo anche a miscela, ma comunque su questo ci arriviamo. Se lo voglio fare a miscela devo fare le cose, l'impianto in un altro modo, vediamo come, poi me lo dite voi come lo facciamo con l'impianto, giusto? Vediamo se conviene utilizzare una valvola o conviene utilizzare una pompa in più, poi diciamo ci ragioniamo. Allora vi trovate uno scambiatore a miscela per forza. Allora qui c'ho H5, qua attenzione c'ho H6, qua H4, ovviamente questo è un 1. Questo ovviamente sarà un 2 e qua, attenzione, avrò un chiamiamolo 2 primo? In uscita da qua? Forse è meglio dire 2 primo, vi fa pensare che siete arrivati in condizione di liquido saturo, invece no. Normalmente chiamiamolo 6, mettiamo 8, va? Giusto così, diciamo, sappiamo che è un punto che, cioè, non necessariamente considera col punto di 2 primo. Va bene? Ok. Vogliamo scrivere il bilancio, ragazzi? È facile, no? Scrivere qui il bilancio su questo scambiatore. Ditemelo voi, ragazzi, come si scrive il bilancio. Allora, su uno scambiatore abbiamo detto che lo scambiatore esternamente lo consideriamo adiabatico. Quindi l'energia che mi viene dal vapore che ho spillato la cedo a che cosa? Al liquido? Come si chiama questo liquido? Liquido sottoraffreddato o compresso, ancora meglio, perché diciamo così, diciamo, è un liquido che ho compresso, no? È un liquido compresso che sta all'ingresso dello scambiatore, giusto? Quindi questa parte dell'energia che mi viene da qua la prendo e gliela do al liquido che sta entrando qua dentro, giusto? E allora vogliamo scrivere il bilancio, ragazzi? Allora, M punto. Quante ne esce da qua, ragazzi? Quante esce? Perché il portato esce dalla pompa. Dalla pompa vi ricordo che arriva qua, che cosa arriva? M punto meno M punto primo, giusto? Qua da che cosa arriva? M punto primo, quindi da qua cosa esce? M punto, e quindi M punto che moltiplica cosa? H8 meno H2, e a chi viene data questa energia, ragazzi? All'altro, cioè, o meglio, da chi viene, diciamo, da chi viene presa questa energia? Da chi, diciamo, dall'altro. Per cui questo è uguale ad M punto che moltiplica ovviamente H5 meno H6, cioè quello che questo si prende l'ha posato ovviamente. M punto primo. Come? M punto primo. M punto primo, perdono, scusa. Se lo prende dall'altro lato, va bene? Attenzione, perché qui se voi scrivete dentro con le formule del rendimento, scrivete sempre M punto come facevate e semplificate, avete ovviamente un pasticcio, perché qui nei diversi componenti non elaborano i diversi componenti le stesse portate,
ma elaborano portate diverse, quindi bisogna fare molta attenzione a semplificare questa volta su questo tipo di impianti per M punto. Non vi trovate più, quindi conviene in tutte le volte in cui trovate rendimenti eccetera riguardarvi sempre la portata massica corrispondente. Bene, allora ora voi dite vabbè, ho fatto il gioco delle tre carte, come si dice a Napoli, sapete cos'è il gioco delle tre carte? Piglio levo, però voglio dire alla fine, diciamo che ho guadagnato niente, giusto? Cioè, dal punto di vista energetico, voi dite, dal punto di vista di prima legge, non ho guadagnato niente, perché è vero che non devo dare più la Q con A qua, ma me la sono presa da qua, cioè dallo stesso impianto me la sono presa, diciamo, dalla voce, diciamo, turbina che non ho più. Ma attenzione, perché se ragionate soltanto in termini di prima legge, cose non tornano. Ragioniamo in termini di seconda legge. In termini di seconda legge, questa potenza che sto prendendo, ragazzi, me la sto prendendo a una temperatura che è diversa dalla temperatura che aveva qua. Cioè questo scambio di energia che avviene tra questo fluido che farà questo, ovviamente, questo sarà ovviamente il percorso che farà. Quindi la quantità di energia che sto prendendo da qua e che mi serve a riscaldare questo fluido da qua fino, facciamo, a qua, va bene? Perché ovviamente avrò delle nuove condizioni 2 che non saranno più qui, 1, 2 in pompa, 2, scusatemi, 8, giusto? Quindi le condizioni 8 che stanno qua hanno, quindi, questa temperatura media tra T8 e T2, questa, vedete? Con questa temperatura media io sto riscaldando con questa, più o meno questo fluido che invece avrà questa temperatura media, giusto? Guardate delta T, ragazzi, e guardate questo delta T. Secondo voi la generazione entropica che ho qua e la generazione entropica che avevo prima, com'è? Com'è, ragazzi? Il delta T si è ridotto tantissimo, ragazzi. E quindi com'è la generazione entropica? Più grande o più piccola? Molto più piccola. E quindi il rendimento come sarà? Assolutamente migliore. Va bene? Quindi questo è il vantaggio. Il vantaggio ce l'ho perché ho ovviamente migliorato di molto. Se volete vedere la temperatura media di adduzione, guardate la temperatura media di adduzione. Se volete vedere la generazione entropica, guardate la generazione entropica. Ma di fatto mi devo aspettare necessariamente un miglioramento del rendimento. Va bene? A parità delle altre condizioni. Quindi questa metodica, che consiste nel prelevare dalla turbina parte della portata M punto primo e di riscaldare con quella portata ovviamente il vostro fluido in ingresso, io posso anche ripeterla più volte. Perché può convenirmi, invece di fare un solo spillamento, di farmene un secondo, di farmene un terzo e così via, ragazzi? Se mi serve riscaldare questa fino a questo punto qua, basta, riscaldo fino a questo punto, ho finito, ne faccio uno soltanto. Perché lo posso fare più volte ripetute in più punti di spillamento? Perché a pezzo lavorerò con delta T sempre più piccoli. Cioè io farò questa differenza di temperatura qua, se la vedete ancora più piccola, perché riscaldo fino a questo punto qua, fino a quest'altro punto qua, e ridurrò ulteriormente delta T. Quindi se io faccio più spillamenti e questi delta T li riduco ancora di più, ovviamente potrei lavorare con differenze di temperatura ancora più piccole, teoricamente. Attenzione, perché questo batte sempre, diciamo, sempre con un problema di costi. Per cui è vero che mi sto prendendo una parte di portata, diciamo, ci sto, ovviamente sto migliorando il mio rendimento, ma sto aggiungendo un secondo, un terzo, un quarto scambiatore, e abbiamo detto che questo poi ci porta a un aumento di costi. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio tra i due problemi, tra il fatto di voler innalzare i rendimenti e dall'altro lato il fatto ovviamente di voler in qualche modo mantenere bassi i costi di impianto. Vi è chiaro questo, ragazzi? Se vi è chiaro, adesso vi faccio vedere come potrei fare diversamente la stessa rigenerazione,
potrei farlo in un modo leggermente diverso. Cioè, se volessi risparmiare sul ferro, che cosa potrei fare? Abbiamo detto che le caldaie, allora, perché il fluido di lavoro è lo stesso. Qua giustamente voi siete già, vi ho subito tratto in inganno, vi ho detto: ah, come lo mettiamo questo scambiatore? Vi ho detto vapore d'acqua, il fluido è lo stesso, il cielo, dimenticandovi che hanno pressioni diverse. Allora, se io avessi voluto utilizzare un miscelatore che costa zero dal punto di vista ovviamente, diciamo, dei costi, perché basta che prendo il vapore, diciamo, lo metto dentro all'acqua, diciamo, quello è un oggetto, diciamo, che è piccolo così, no? È una valva. Prendo, diciamo, una valva. È un sistema in cui butto del vapore dentro del liquido. Cioè, alla fine costa zero. E però, diciamo, attenzione, perché io non posso buttare, diciamo, non posso avere una pompa che mi va a comprimere, diciamo, mi va a prendere da qualche kilopascal direttamente a 50 bar. Devo fare, invece che questo, devo fare un'altra cosa. Devo sdoppiare la pompa in questo lo lascio tutto. Devo sdoppiare la pompa in due pompe. Cioè, io prendo questo, lo butto qua dentro, ma qua, da questa pompa, io la prendo, la prima pompa la faccio per esempio da, questi sono 10 bar, da 1 a 10 bar. Le pressioni a questo punto sono uguali, qua sto liquido, attenzione, questo è il liquido compresso e questo è vapore saturo, più o meno vapore surriscaldato, a seconda di dove prendo, perché posso pure prendere una zona di vapore saturo, E poi che cosa vado a fare? Quindi prendo, metto insieme, vado a portare nelle condizioni 8 e poi faccio il secondo salto del compressore. È chiaro? Dal punto di vista termodinamico faccio una prima compressione, ve lo faccio qui. Faccio prima compressione, va bene? Prima compressione, dopodiché riscaldamento, seconda compressione, riscaldamento. Chiaro? Quindi avrò due pompe, una qua e una qua. Primo riscaldamento, secondo riscaldamento. Primo riscaldamento a costo zero per l'esterno. Quindi questo qua lo faccio su delta T che abbiamo detto finito. Il secondo invece lo faccio su un dettaglio molto più grande. Bene. Allora capite a questo punto che potete giostrare su due tipologie di rigenerazione. Una con sistema, ovviamente, con scambiatore a miscele e l'altro con scambiatore a superficie. Oppure insieme. Attenzione, perché noi normalmente, diciamo, quando avremo dei delta P molto bassi e con delle aree più piccoline, cioè se le aree scambiate più piccole, mi conviene lavorare con quelle, diciamo, a superficie, e in altri casi invece mi conviene lavorare a miscela. Quindi normalmente gli impianti hanno tutti e due pezzi, hanno alcuni, diciamo, a miscela e altri a superficie, quindi trovo tutte e due le condizioni, molto spesso ovviamente inserite l'una all'altra, va bene? E quindi questa è la condizione che normalmente vedrete negli impianti, cioè sia quella a miscela sia quella a superficie. Ovviamente dal punto di vista termodinamico non cambia molto, perché ovviamente, cioè, il bilancio, ovviamente, attenzione, avete sempre che lo stesso bilancio, cioè avete sempre che questa energia dall'M punto prima viene ceduta ovviamente al fluido freddo, ma avete una doppia pompa con ovviamente dei costi connessi allo sdoppiamento del sistema delle pompe. Ovviamente sdoppiare una pompa, voi avete da un lato uno scambiatore in meno e dall'altro avete una pompa in più, giusto? Quindi fino a quante pompe vi conviene fare? Quindi bisogna vedere, perché la pompa è un organo, meccanico in movimento, quindi non costa, a volte i costi sono anche superiori rispetto allo scambiatore, quindi bisogna un attimo ragionare se mi conviene fare più pompe o più scambiatore. Chiaro, dal punto di vista dei costi mi raddoppiano, aumentano, rimangono progressivi i costi delle pompe e mi diminuiscono anche più gli scambiatori.
quindi è sempre un equilibrio di costi. Dal punto di vista termodinamico non cambia, chiaro? Perché c'è sempre una parte di fucile di portata che viene spillata e che viene data, la cui energia viene data al liquido saldo. Avete dubbi, ragazzi, su questo? Dubbi? Allora, ragazzi, diciamo, ci fermiamo. Io nelle prossime esercitazioni vi porterò anche dei schemi un po' più complessi rispetto a questo. Adesso non mi sembra il caso darvi sistemi con riscaldamento e rigenerazione insieme, però faremo un'esercitazione in cui non ci saranno ovviamente gli elettrici, in cui metteremo dentro il risurriscaldamento, la rigenerazione e anche rigenerazione di diverso tipo, miscele e superfici. Quindi mettiamo tutto insieme. Vabbè? Per il momento, cioè, fate i conti adesso con in generale con la problematica, ragionateci bene e poi dopo faremo un esercizio anche un po' più complesso.